Non è ancora troppo tardi per guadagnare con le criptovalute. Ciao, sono Zane di Turbola.it e in questo video ti farò vedere come iscriverti a Coinbase e convertire euro in Bitcoin, Litecoin o Ethereum per poi tenerli qualche mese e rivenderli e guadagnare qualche soldo. Seguimi! Comprare e vendere criptovalute in realtà è molto semplice. L'unica noia che dobbiamo affrontare è la registrazione, per la quale ci servono principalmente due elementi: uno smartphone, Android o iOS, un iPhone, un tablet o qualsiasi cosa sulla quale possiamo poi installare l'app di Coinbase. Ci serve anche che sia munita di una SIM card, perché dovremmo ricevere un paio di SMS che ci servono per validare la nostra identità. Ci serve poi un documento come una patente, una carta d'identità oppure un passaporto e ovviamente, se vogliamo fare la registrazione, un computer. Come ultimo elemento ci serve anche qualcosa sulla quale addebitare le spese delle criptovalute, ad esempio un conto corrente bancario oppure una carta di credito come questa. No, meglio come questa. Visa o Mastercard? Iniziamo registrandoci al sito coinbase.com. Se seguirete il link che ho messo qui sotto nella descrizione del video invece che andare direttamente sul sito, riceverete un premio di $10 in Bitcoin al momento della registrazione e farete in modo che anche noi riceviamo $10 in Bitcoin. Utilizzeremo questa cifra per potenziare l'infrastruttura di Turbola.it. Bene, inseriamo il nome, l'indirizzo email, scegliamo una password, mi raccomando che sia molto robusta, altrimenti rischiamo di rubarvi i soldi. Eseguiamo il controllo anti-captcha, che è questa verifica per evitare registrazioni automatiche da parte del sito. Dichiariamo di essere maggiorenni e continuiamo con la registrazione vera e propria. Ora controlliamo la nostra casella email e dovremmo aver ricevuto un messaggio da parte di Coinbase. Clicchiamo sul pulsante verifica indirizzo email e verremo portati direttamente al sito con la verifica dell'indirizzo email completata. Se ci stiamo registrando per conto nostro e non per l'azienda, clicchiamo su persona fisica e proseguiamo. Alla pagina successiva siamo chiamati ad inserire il nostro numero di telefono, sul quale riceveremo un SMS che consentirà al servizio Coinbase di verificare che effettivamente siamo i possessori del numero che abbiamo inserito. La procedura di creazione dell'account su Coinbase è finalmente completata. Quella che vediamo in questo momento è la dashboard, ovvero il cruscotto generale. In alto, in primo piano, possiamo morire di rimpianti osservando la cavalcata continua delle varie criptovalute. Tramite le voci sulla destra, 1H, 1D, 1M, 1Y oppure All, si seleziona il periodo temporale del quale vogliamo vedere il grafico, quindi da un'ora fino a All per vedere tutto quanto. In testa al grafico si seleziona invece la criptovaluta della quale vogliamo visualizzare l'andamento. Coinbase, al momento in cui scrivo, gestisce Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Nella barra di navigazione in alto troviamo le varie sezioni del sito. Dashboard, che è esattamente quello che stiamo vedendo in questo momento e può essere considerato il pannello iniziale. Abbiamo poi acquisti e vendi, da dove comprare e vendere Bitcoin e altre criptovalute. Conti, dove troviamo i nostri borsellini, quindi i portafogli contenenti le varie monete digitali che abbiamo acquistato. Strumenti, dove troviamo la reportistica, la cronologia delle varie operazioni e utilità varie, e impostazioni per il cambio password, le preferenze email, scegliere se visualizzare le valute in euro oppure in dollari, i metodi di pagamento configurati, eccetera. Procediamo ora a completare il nostro profilo utente. Dalla barra di navigazione in alto scegliamo impostazioni. Dalla barra secondaria cliccare il mio profilo. Ora scorriamo fino alla sezione dati personali e inseriamo la data di nascita, l'indirizzo di residenza e gli altri dati richiesti. Completiamo cliccando salva in basso. Dobbiamo ora verificare la nostra identità, ovvero inviare a Coinbase un documento di identità valido. Il link dovrebbe essere ai piedi della dashboard, però come vedete non sta funzionando. Provvediamo quindi a raggiungere direttamente la sezione preposta incollando il link che vedete in questo momento a schermo nella barra degli indirizzi. Da qui possiamo scegliere se caricare la patente di guida oppure un altro documento generico.
clicchiamo su uno dei due e ci viene offerta la possibilità di fare una foto con la webcam oppure farci inviare un link sul cellulare. In realtà a me questo benedetto link sul cellulare non è mai arrivato. Ho provato col mio account principale, con quello di Turbolab, mi hanno registrato un altro di prova, ho provato con il mio telefono, ho passato la mia SIM in un altro telefono, spento e riacceso, ho preso un altro telefono, ma è stato tutto vano, l'SMS non mi è mai arrivato, quindi ho dovuto ripiegare su un altro metodo di autenticazione. Se dopo aver atteso qualche minuto vedete che ancora il link sul cellulare non vi arriva, provate a verificare l'identità facendo una foto tramite la webcam. Di nuovo, portiamoci al link precedente, Verify ID, scegliamo il documento che vogliamo caricare, questa volta clicchiamo Webcam. Il browser ci chiede l'autorizzazione, autorizziamo e viene attivata così la webcam. Quindi dobbiamo mettere, come vedete in questo momento, il nostro documento davanti alla fotocamera. Cliccare scatta, attendere qualche istante e dovrebbe essere scattata la foto del documento. Anche con la webcam però mi è andata male. In realtà il browser è rimasto sulla pagina, elaborazione in corso, per diverse ore. Ho provato a lasciarlo anche lì tutta notte, ma non si è mai mosso. Alla fine quindi l'ultima cosa che ha funzionato è stato ripiegare sull'app di Coinbase, quindi sono andato sullo store, ho installato l'app e tramite le funzionalità dell'app medesimo ho fatto login con la password, l'indirizzo email e ho potuto finalmente fotografare con il telefono e il documento con la cam frontale, utilizzando la funzione integrata, il mio documento di identità per poi caricarlo su Coinbase. Questo finalmente ha funzionato e ho potuto sbloccare la mia identità. Ora che abbiamo verificato l'identità possiamo tornare su PC e riaccedere a Coinbase. Dicevamo in apertura che per acquistare Bitcoin, Ethereum o Litecoin dobbiamo inizialmente pagarli in euro. Allo scopo forniamo a Coinbase un numero di carta di credito oppure un conto corrente bancario sul quale addebitare le spese. Di nuovo la strada diretta è tramite il collegamento, aggiungi un metodo di pagamento presente nella dashboard in basso, ma a me non ha funzionato correttamente come già per la verifica del documento. Per alleggerire il problema potete seguire questo link diretto che vedete nella barra degli indirizzi oppure cliccare sul pulsante impostazioni aggiungi metodo di pagamento. Dobbiamo ora scegliere se addebitare gli acquisti di moneta digitale su conto corrente oppure su carta di credito. Allora, il conto corrente ha il vantaggio di non prevedere delle commissioni, ma richiede tra 2 e 5 giorni lavorativi per la verifica, quindi non potremmo immediatamente acquistare valuta digitale. Se invece scegliamo di procedere con carta di credito, possiamo lavorare e cominciare a fare trading di criptovalute immediatamente, ma ci viene addebitato un 4% di commissioni su tutti gli acquisti, che non sono esattamente pochissime. Se volete versare fino a 500 euro così tanto per provare e giocare un po' con le criptovalute, potete valutare di procedere con la carta di credito per non perdere tempo, questo è il principale vantaggio che abbiamo. Se invece siete intenzionati a fare un pochino sul serio e scommettere cifre maggiori, è decisamente molto meglio agganciare il conto corrente per evitare le commissioni. Se decidete di aggiungere il conto corrente, ricordate che dovete effettuare un bonifico ad un conto corrente estero. La procedura completa la trovate nell'altro video che ho realizzato, che trovate nella descrizione qui sotto. Bene, una volta agganciato il metodo di pagamento, siamo finalmente pronti ad acquistare davvero criptovalute. Cliccate quindi acquista e vendi nella barra in alto, scegliete la criptovaluta che volete acquistare tra Bitcoin, Ethereum e Litecoin, questi sono quelli supportati nel momento in cui scrivo, inserite un importo. Notate che io ho incontrato un piccolo bug che mi impediva di proseguire se l'ultima cifra in euro che volevo acquistare era 0, quindi ho messo 11. Qui sulla sezione di destra troviamo il riassunto delle commissioni e dei costi totali, clicchiamo acquista, confermiamo e dopo qualche minuto ci verrà effettivamente addebitato l'importo di valuta digitale che abbiamo acquistato sul metodo di pagamento specificato poco fa. La criptovaluta che abbiamo acquistato viene conservata all'interno dei nostri portafogli digitali, che possiamo vedere cliccando su Conti nella barra di navigazione. Selezionando una delle varie valute sulla sinistra, otteniamo uno storico dei movimenti per quella di acquisto o vendita per quella valuta. Possiamo anche inviare a qualcun altro un altro portafoglio, ad esempio per effettuare un pagamento, una parte di criptovaluta specificando, se tu destinatario, l'indirizzo del suo portafoglio.
Allo stesso modo, scegliendo Ricevi, possiamo invece visualizzare l'indirizzo del nostro portafoglio e quindi copiarlo e inviarlo a qualcun altro di modo che ci possa inviare sul conto criptovaluta. Bene, trascorso qualche mese, quando il prezzo della nostra valuta digitale sarà esploso, arriva il momento di venderlo. Seguiamo la stessa procedura, clicchiamo però questa volta Vendi dalla tab in alto, scegliamo l'importo che vogliamo vendere e proseguiamo esattamente come prima. Bene, in questo video abbiamo visto come registrarsi a Coinbase e come vendere e comprare Bitcoin, Ethereum, Litecoin e le altre criptomonete. Se aveste fatto questa operazione a gennaio di quest'anno, avreste guadagnato più o meno il 926%. Quanto? Come avete comprato 1000 euro, avreste 10.000 euro di disponibilità. Niente male per aver comprato qualche monetina al momento giusto. Bene, da ZarliTurbola.it è tutto, ci vediamo sul sito. Ciao!